Buonasera, mi chiamo Veronica Scopelliti, ho 39 anni, sono un'imprenditrice e mamma. Sottolineo l'essere anche mamma, sì. E inizio un po' con la mia presentazione ho studiato lettere e filosofia, mi sono laureata 15 anni fa, perché la mia intenzione era quella di insegnare, di fare la maestra. Però nel percorso degli anni ho avuto le mie difficoltà perché comunque entrare nel mondo della scuola non è semplice. Però trasferendomi, io sono calabrese di Reggio Calabria e mi sono trasferita in Toscana. E per l'appunto a Firenze. Ho concluso i miei studi dopo l'università, ho fatto un master in gestione di musei e pinacoteche, però non era quella la mia strada. E sono entrata nelle graduatorie a Prato e da lì ho iniziato il mio percorso all'interno della scuola come precaria. Nel 2008 divento mamma e nel frattempo invece mio marito rimane senza lavoro, quindi perché l'azienda ha chiuso. Mi rimbocco le maniche perché comunque provenendo da una famiglia di imprenditori ci si fa un attimino il punto della situazione, dice ora che si fa. Mi rimbocco le maniche e niente, mi invento un'attività, cioè apro una scuola tutta mia, un asilo nido e una scuola materna a Prato. E più che altro un'attività per accogliere i bambini dai 3 mesi fino ai 6 anni, però anche il coinvolgimento delle famiglie, cioè quelle mamme che hanno difficoltà dove mettere il bambino nel momento del dopoparto, devono rientrare a lavorare, quindi anche un ambiente familiare, creare un ambiente familiare dove le mamme possono comunque stare insieme ai bambini anche durante l'allattamento se hanno la necessità. E poi da lì ho ampliato, sono cresciuta, nel senso all'interno partendo da zero, ho iniziato ad avere quasi 10 dipendenti. L'affiatamento, la voglia di fare, il partecipare comunque a tutte le attività all'interno dell'azienda è servito anche a far crescere l'obiettivo iniziale, cioè quello di fare impresa. Il fare impresa e avere al fianco delle dipendenti che credono nell'obiettivo. Ho iniziato il mio percorso all'interno dell'associazione di categoria in Confesercenti, e così un po' per gioco, nel senso guardando su internet trovai il sito di Impresa Donna della Confesercenti, dell'imprenditoria femminile e a Prato non era ancora non era costituito. Quindi io mandai una mail dicendo appunto che mi sarebbe piaciuto intraprendere questo percorso all'interno dell'associazione per promuovere l'imprenditoria femminile. E da lì è iniziato tutto il mio percorso all'interno dell'associazione. E da lì sono diventata presidente del coordinamento di Prato e poi nel 2013 anche in Camera di Commercio per la promozione all'interno del territorio. È un'esperienza che fa crescere, che mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire il mondo delle imprese, mi ha fatto capire tutto quello che c'è dietro a livello imprenditoriale, perché non è facile fare impresa, specialmente per una donna che parte da zero.